Benvenuti in un nuovo episodio di Avventure su Quattro Ruote, il podcast che ti porta alla scoperta di angoli suggestivi e tesori nascosti viaggiando in camper. Io sono Lucy, la tua guida in questa avventura, quindi allaccia le cinture, metti in moto il camper e vieni con me. Il Santuario Nacional de Cristo Rey e il Ponte 25 de Abril rappresentano due simboli iconici e irrinunciabili del patrimonio portoghese. La loro presenza monumentale lungo il fiume Tejo è un tributo alla fede e alla resilienza del popolo di questo paese e una testimonianza della straordinaria ingegneria che collega le rive della città di Lisbona. L'iconica statua del Cristo Re. Il Cristo Rey raffigura Cristo con le braccia aperte in segno di benedizione sulla città di Lisbona. Si trova a Pragal, frazione della città di Almada. La statua, alta 28 metri, poggia su un piedistallo di 82 metri, raggiungendo un totale di 110 metri, rendendola visibile da gran parte della città. È considerata una delle più grandi statue di Cristo nel mondo ed è una visione maestosa da contemplare. La sua progettazione fu ispirata dalla famosa statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, in Brasile, ed è stata realizzata dall'architetto Francisco Franco de Souza. La sua inaugurazione avvenne il 17 maggio 1959. La statua è un segno di gratitudine del Portogallo per essere stato risparmiato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale. La principale attrazione del Cristo Rey è senza dubbio la vista panoramica che offre. Salendo sulla sommità del monumento si può godere di una spettacolare vista su Lisbona, il fiume Tejo, il famoso ponte 25 de Abril e molto altro. È il luogo perfetto per scattare foto meravigliose e ammirare la bellezza della capitale dall'alto, in quanto la portata panoramica si estende normalmente per 20 chilometri. Il biglietto d'ingresso per salire in cima alla statua al momento della nostra visita aveva un costo di 8 euro e osservava l'orario dalle 10 alle 19 tutti i giorni. Sfortunatamente Max ed io abbiamo raggiunto il Cristo Rey troppo tardi quel giorno, quando l'accesso alla statua era già chiuso. Tuttavia la bellezza di questo luogo, vista dalla grande terrazza panoramica antistante la statua e di tutto ciò che ha da regalare, ci ha lasciato senza fiato e ricorderemo questa strepitosa esperienza per tutta la vita. Non solo un'opera d'arte. Il Santuario Nazionale del Cristo Rey non è solamente un capolavoro artistico, ma anche un luogo sacro e di devozione. Qui i pellegrini sono incoraggiati a meditare sulle stazioni della croce in un'atmosfera di silenzio e riflessione. La struttura circolare che contorna la statua simboleggia il percorso spirituale verso Dio, mentre la salita in ascensore rappresenta la ricerca dell'unione con il divino. Dove parcheggiare il tuo camper?
Noi abbiamo posteggiato il van nel parcheggio gratuito in Avenida do Cristo Rei, appena fuori dal santuario. Lo trovi segnalato sull'applicazione Park4Night come unico parcheggio in zona e abbiamo trascorso anche una notte tranquilla. Nel caso tu voglia solo visitare il monumento, puoi posteggiare nel parcheggio interno, che se non ricordo male è gratuito e segue gli stessi orari di apertura del santuario. Ponte Vinci 5 de Abril, il ponte sospeso. Per dirigerci a Lisbona abbiamo attraversato lo spettacolare Ponte Vinci 5 de Abril che si contempla dalla terrazza panoramica del Cristo Rei. La costruzione di questo ponte sospeso richiese quasi 4 anni di lavori e fu inaugurato e aperto al pubblico il 6 agosto 1966. Attraversa l'estuario del fiume Tejo e collega Almada a Lisbona. Il ponte Vinci 5 de Abril è molto somigliante al Golden Gate Bridge che si trova a San Francisco, in California, in quanto è stato edificato dalla stessa azienda costruttrice, l'American Bridge Company. Ha una lunghezza di 2 km con un totale di 6 corsie, 3 per senso di marcia, ed è costituito da 2 livelli, il livello superiore per l'autostrada e quello inferiore per la linea ferroviaria, con 2 binari. È a pagamento e il costo del pedaggio è di 1,90 euro per le auto e 4,15 euro per i camper o i furgoni. Puoi pagare sia in contanti che con carta di pagamento elettronica. Il fiume Tejo. Merita un cenno il fiume Tejo, o Tago in italiano, in quanto è il corso d'acqua più lungo della penisola iberica, con ben 1.008 km di lunghezza, di cui 716 percorsi in Spagna e 292 in Portogallo. Il Tago nasce nelle montagne della Sierra de Albarracín, situata in territorio spagnolo, e scorre attraverso le città spagnole di Aranjuez e Toledo, per poi attraversare il confine portoghese e raggiungere le città di Abrantes, Santarém e Lisbona, dove sfocia nell'Oceano Atlantico. Da notare che ci sono 2 spettacolari ponti che attraversano il fiume Tejo, a nord e a sud di Lisbona. A nord c'è il ponte Vasco da Gama, mentre a sud c'è appunto il ponte Vinci 5 de Abril. Ammirare la statua del Cristo Rei e il ponte Vinci 5 de Abril a Lisbona è stata un'esperienza che evoca un mix di emozioni straordinarie. Quando sei sotto la statua, ti senti piccolo piccolo e resti per un bel po' col naso all'insù. Alta e imponente, suscita un senso di ammirazione e devozione. Le braccia aperte del Cristo sembra che benedicano anche te e chiunque sia lì sotto. È un momento di contemplazione sia dal punto di vista spirituale che estetico. E attraversare il ponte Vinci 5 de Abril è anch'essa una vera e propria esperienza.
Per questi secondi che occorrono per attraversarlo, ti senti sospeso e ti guardi intorno con stupore verso la vista panoramica che ti regala. Quella è stata una giornata che rimarrà impressa nel mio cuore per sempre. Grazie per avermi accompagnato in questo affascinante viaggio virtuale. Spero che l'episodio abbia stimolato la tua curiosità per nuove avventure in camper. Se sei appassionato di lettura, sul mio blog www.blondiewithavan.com troverai una ricca selezione di articoli dedicati ai luoghi che ho visitato, arricchiti da dettagliate descrizioni, foto mozzafiato e utili mappe con le coordinate per individuare facilmente le aree di sosta per il tuo camper. Basta inserire il nome della città nel campo di ricerca per accedere agli articoli correlati. Se l'episodio ti è piaciuto, ti invito cortesemente a condividerlo e a lasciare un commento. Sarà un prezioso incoraggiamento per me. Ricorda, viaggiare è la più grande forma di libertà e la fuga dal quotidiano verso un orizzonte pieno di sogni, incontri e meraviglie che ti lasceranno ricordi indelebili. Ci ascoltiamo nel prossimo episodio di Avventure su quattro ruote!